Ciao a tutti e benvenuti. Con queste slide accolgo la richiesta di proporre una sintesi dei punti base della tecnica del canto, secondo la personale metodologia. Mi servirò della metafora del viaggio in automobile. Tratteremo i punti salienti in forma semplificata e attraverso delle immagini visive e mentali. Per approfondimenti sul canale, nella sezione playlist, trovate delle video lezioni più estese. Alla fine, qualche riflessione grazie alle sagge parole della grande Magda Oliviero. Il seguente materiale è frutto dell'elaborazione dell'autore e tratto dalle opere dello stesso. Sono vietate la riproduzione, la diffusione e la copia senza autorizzazione scritta da parte dell'autore. Volentieri, in base all'esigenza e alla situazione di uso, se mi scrivete rilascio il materiale anche in formato PDF, anche per quel che riguarda le video lezioni precedenti, ma è scorretto copiarne i contenuti, quindi se desiderate del materiale perché vi è utile, volentieri ve lo mando in base alle esigenze e alla situazione di uso, e quindi volentieri ve lo lascio, però vi raccomando non copiatelo e non fatene un uso improprio. Lo strumento voce. La voce è un sofisticato strumento a fiato. L'aria è il carburante della voce. L'aria viene immessa attraverso l'inspirazione ed espulsa attraverso l'espirazione. Sono i due gesti naturali alla base del canto. Il canto viene spesso reso meccanico o troppo ingarbugliato. In realtà si basa su due semplici atti: inspirazione, ovvero la presa di aria, e espirazione, il rilascio dell'aria. Consiglio di ritrovare la naturalezza e pensare a un gesto semplice, ovvero quello dell'espirazione, aria che scorre, un flusso di aria che dolcemente e con continuità procede avanti e su di esso si depositano e fluiscono le note che cantiamo, le parole, i sentimenti e le emozioni che noi vogliamo trasmettere. Pensate al soffio di aria che scorre avanti e lasciate che le parole scivolino su di esso, proprio come quando si pattina sul ghiaccio, fluendo in avanti, avanti e ancora più avanti. Depositate e lasciate scorrere la voce sul fiato, avanti e fuori. Vi propongo alcune immagini legate al gesto dell'espirazione del soffio di aria continuo su cui depositare la nostra voce lasciandola scorrere libera. Pensare al semplice gesto del soffio che procede sempre avanti con continuità. Come quando soffiamo, ad esempio, in una cannuccia lentamente e con dolcezza, oppure un soffione o delle bolle. Potete pensare al fiato come un venticello che soffia lieve e costante, sempre in avanti e con continuità. Pensare alla frase che ogni volta si canta come un corso d'acqua che fluisce con tranquillità, trasportando dei fiori colorati che sono le nostre emozioni, i sentimenti, le parole e le note che noi intoniamo. Le parole chiave per il fiato e il canto sul fiato sono leggerezza e dolcezza, continuità, costanza, gradualità, direzione sempre avanti, mai spezzare il gesto del fiato che scorre senza interruzione avanti, verso un punto infinito. Si canta su un soffio, su un piccolo piccolo soffio, lasciando scorrere libere le parole. Pensate a un gesto libero e di abbandono della voce, abbandonare la voce in avanti, un lasciare andare, abbandonarsi a flusso. Prendete una semplice frase cantata e provate a lasciarla scorrere libera, dirigendola avanti, come se volesse mirare a un punto molto molto lontano, all'infinito. Potete abbinare questa immagine a un gesto del braccio, aprendolo all'esterno come per lasciare andare qualcosa o allontanarlo lontano, o come nel gesto di lasciare andare una pallina o lanciare una pallina, lasciandola correre avanti, avanti e sempre in avanti.
Voce sempre avanti e fuori, con fiato libero e slanciato, quindi mai trattenere la voce, ma lasciarla correre avanti, proprio come un dolce soffio, un venticello che soffia in avanti. Queste sono alcune immagini evocative. Lo strumento voce. Possiamo pensare al nostro strumento vocale suddiviso in tre macrostrutture, tre parti importanti. Una zona centrale, il torace, responsabile della presa d'aria e dell'immissione del carburante, ovvero l'aria. Mettendo a fuoco gli elementi principali, in questa zona qui troviamo e abbiamo i polmoni, i muscoli intercostali, la gabbia toracica e il diaframma. La zona centrale è responsabile anche dell'appoggio della voce, del mantenimento del diaframma disteso grazie alla conservazione delle costole aperte in espansione, ovvero mantenere le costole lateralmente aperte il più possibile mentre noi cantiamo. La zona addominale è responsabile della conduzione dell'aria, del sostegno della voce, del gesto vocale, ovvero un graduale accompagnamento e sollevamento del diaframma. Elevazione della voce per portarla fuori e avanti. La zona della gola e della testa, responsabile dell'origine del suono, la laringe, dell'articolazione, ad esempio le labbra, il palato, i denti, la lingua e della risonanza, quindi il cavo orale e i seni paranasali per quel che riguarda la qualità della voce. Questi che seguono sono degli schemi che potete osservare. Abbiamo la zona centrale, il torace, responsabile della presa d'aria e dell'appoggio, come vedremo, della voce. Quindi in quest'area, in questa prima parte centrale del corpo, noi abbiamo questi aspetti, presa d'aria e appoggio della voce. La zona addominale, responsabile del sostegno, del graduale sollevamento del diaframma e dell'elevazione della voce. La zona del collo e della testa, responsabile dell'origine del suono, dove noi abbiamo le corde vocali e la laringe, dell'articolazione e della risonanza. Il diaframma si abbassa in inspirazione e si solleva in espirazione. Questo avviene automaticamente. Tuttavia, nel canto dobbiamo aiutare il diaframma a risalire, diciamo dare un aiutino. Adesso con il sostegno o supporto dei muscoli addominali. Si parla appunto di sostegno del diaframma e della voce verso l'alto, evitando che cedano e cadano. In questo caso si avrebbe una voce non sostenuta, rigida, oppure una voce che cade in gola. Nel canto, la risalita del diaframma viene rafforzata e aiutata dai muscoli addominali, che con un gesto in dentro e in alto, sottolineiamo, graduale, continuo e costante, lo elevano, attivando quello che viene definito sostegno vocale. Il diaframma a sua volta, con gradualità, prende i suoi polmoni. Da qui il sostegno della voce, che è un portare, tenere su e non uno spingere in giù. In quest'ultimo caso si andrebbe a premere sul diaframma, irrigidendolo in basso, e frenando il fiato e la voce. Mai spingere in giù, bisogna invece sbloccare il fiato e il diaframma. Nell'immagine sottostante potete osservare il diaframma che preme lentamente e gradualmente sui polmoni e i polmoni pressurizzano, diciamo, quest'area e la portano fuori lentamente. Quindi l'utilizzo del diaframma, dei muscoli addominali, è importante per quel che riguarda il sostegno. Come approfondiremo, il movimento degli addominali non è una contrazione o un irrigidimento. Al contrario, bisogna lasciare gli addominali morbidi, senza indurirli o spingerli in fuori e in basso, come richiedono alcune tecniche, agendo invece pensando a un risucchio, un'aspirazione interna, un riassorbimento non solo in dentro, ma anche verso l'alto. Oppure un dolce stretching, come quando ci si allunga per prendere un oggetto posto in alto, come per allacciare dei pantaloni stretti o dover passare attraverso un cancello stretto. Quindi il sostegno non significa contrarre, indurire gli addominali o spingerli in fuori, ma al contrario lasciarli morbidi e fare in modo che essi piano piano rientrino senza
resistenza senza indurimento degli addominali, come quando ad esempio facciamo degli esercizi fisici per gli addominali. Questo processo del sostegno lento, graduale e continuo, mai bloccare gli addominali e il sostegno, ci deve essere un movimento continuo, poiché essi guidano il fiato e se li blocchiamo fermiamo la fluidità vocale. Quindi va bene il rientro addominale, ma poi questo movimento deve essere continuo, bisogna continuare a farlo in modo graduale e lento. Attenzione, durante l'espirazione il canto, il diaframma deve essere lasciato risalire, mai spingerlo in basso o irrigidirlo in giù o cantare cercando di mantenerlo spinto in giù come chiedono alcune tecniche. Questo, a mio avviso, crea tensione e frena il fiato. Purtroppo questo è un errore ricorrente. Bisogna invece sbloccare il diaframma e il fiato, consentendone la risalita lenta e graduale, grazie al sostegno, ovvero al lavoro addominale costante, graduale e continuo. Mai bloccare il movimento degli addominali fermando il gesto. Ripeto appositamente i concetti più volte affinché possiate memorizzarli. Nelle immagini sottostanti potete visualizzare quanto detto. A sinistra sì, a sbloccare il diaframma, quindi a consentirgli di risalire, di premere sui polmoni piano piano. No, a premere in giù il diaframma, tenere il diaframma steso, abbassato, premuto in basso o spinto in basso. Importante, osservate che il diaframma si trova appena sotto lo sterno, alla fine dello xifoide e si estende entro le costole medio-basse. Esso occupa questa zona, ricordatevene, poiché sarà importante questo aspetto quando tratteremo la respirazione e l'appoggio della voce. Osservate, il diaframma occupa questa parte, vedete, da sotto la linea del petto fino alle costole medie e basse. Osservate attentamente con calma dove si trova il diaframma, non è in basso, non è nell'ombelico, negli intestini come purtroppo molti pensano. Afferrate con le mani le costole medio-basse da sotto la linea del petto in giù e prendete consapevolezza di quest'area centrale che è il fulcro nella gestione del fiato e della voce, poiché è soprattutto in questa zona che viene a svilupparsi l'appoggio e il sostegno della voce. Osservate un'altra immagine, il diaframma si trova nella zona delle costole medio-basse, come abbiamo detto. Questa è l'area in cui concentrarsi maggiormente nella respirazione e nell'appoggio della voce. Quindi questa zona, costole medio-basse. Vedete, questo è lo xifoide, qui finisce lo xifoide, qui abbiamo la parte centrale del diaframma e il diaframma poi si estende verso le costole medio-basse. La tecnica del 3. Ho definito la personale metodologia la tecnica del 3. Ne trovate ampia spiegazione nell'opera Semplicemente Cantare, nel mio blog e nelle mie pubblicazioni. Perché tecnica del 3? Perché si concentra su tre aspetti principali del canto. Tre fasi che, se adeguatamente educate, consentono di liberare la voce e farla progredire. Gli aspetti o i pilastri su cui concentrarsi sono: 1. La respirazione costodiaframmatica, chiamata anche intercostale o laterale. 2. Il sostegno, supporto alla risalita del diaframma con i muscoli addominali e appoggio della voce, mantenere il diaframma aperto grazie all'espansione della gabbia toracica, quindi al mantenere la gabbia toracica aperta quando si canta. 3. Il canto. Qui abbiamo diversi aspetti da curare, la proiezione, la voce sul fiato è legata, il focus e la voce ai risuonatori anteriori, la mandibola rilassata, la pronuncia precisa e nitida senza esitazioni, il giro della voce. Questi sono gli aspetti principali. Questa che segue è, come anticipato, una breve sintesi illustrativa di quello che mi è stato richiesto per consentire di avere dei punti chiave a colpo d'occhio. Affrontiamo di seguito i tre punti, come sempre favorire un approccio figurativo e l'uso di immagini mentali. La metafora del viaggio in automobile. Utilizzerò questa metafora che ci accompagnerà nelle prossime slide, al fine di comprendere al meglio il processo del canto.
Associamo il viaggio in automobile al canto. Immaginiamo che la voce, l'autovettura, debba percorrere una strada, il fiato. Quali sono i requisiti? Avere un'automobile, la nostra voce, e il carburante, l'aria. Avere una strada su cui viaggiare, il fiato. Avere una meta e una direzione, la proiezione vocale. La prima cosa da fare sarà immettere carburante, la benzina, ovvero eseguire una corretta respirazione costodiaframmatica che consenta alla voce di viaggiare nel modo adeguato. Un buon rifornimento è alla base nel canto. Gli antichi dicevano: chi ben respira, ben canta. Se non si respira correttamente, si parte già male. La nostra automobile ha un carburante che non è di qualità. La seconda cosa da fare sarà scegliere un itinerario preciso e una direzione. Nel canto, l'intenzione è di proiettare la voce avanti verso un punto infinito, portare la voce ai risuonatori e tenerla sempre nel focus vocale, concentrata avanti. Bisognerà accendere la vettura e iniziare la marcia, l'andatura e la guida dell'automobile dovrà essere costante e continua, e la guida morbida, grazie a un uso sapiente di frizione, freno e acceleratore, nel canto integrando ed usando i meccanismi del sostegno e dell'appoggio. Una volta fatto il pieno di carburante e aria, il cantante deve saper guidare, condurre e gestire il fiato. Sottolineo, guidare, condurre e gestire il fiato, evitando di spingerlo, quindi di avere una voce spinta, facendo in modo da non esaurire subito la benzina, quindi fare, come si suol dire, economia di fiato, mantenere il fiato costante e continuo. Questo avviene proprio grazie al sostegno e all'appoggio. Un ultimo aspetto è legato alla strada su cui scorre la voce, ovvero il fiato. Il percorso deve essere lineare, perseguendo una strada ampia e dritta, senza buche o dossi. Nel canto, un canto sul fiato proiettato avanti e legato, senza interrompere la tratta, il gesto vocale che deve scorrere, scivolare sempre in avanti, senza mai fare retromarcia o rallentare improvvisamente, diciamo un'andatura costante della macchina. Nel canto si concretizza come un canto senza salti, non affettato, ma omogeneo, lineare, pulito e pensato con un movimento sempre dritto e senza soluzione di continuità. Una voce che cammina sempre avanti scorrendo sul fiato. Spesso si ripete: vai dritto, cammina sempre dritto e lascia che la voce scorra sempre appunto in avanti. L'immissione di carburante è in relazione alla respirazione costodiaframmatica. Il sostegno e l'appoggio sono quindi paragonabili all'andatura e al dosaggio del fiato, dunque ai pedali dell'autovettura, alla conduzione della voce. La strada rappresenta il legato e la proiezione vocale, ovvero, come vedremo, puntare la voce al focus, la partenza del nostro ideale viaggio in macchina e lasciarla scorrere sempre avanti, proprio come se percorressimo una strada piana e ampia, lineare, dritta davanti a noi. La voce deve camminare in questa direzione, mai pensare alla voce statica o fatta a salti, ma costante, continua, fluida su un unico fiato. La respirazione costodiaframmatica o intercostale diaframmatica. Come sapete, l'abbiamo detto tante volte, si chiama così perché impiega sia il diaframma che la gabbia toracica attivamente. Per questo è la più adatta al canto. Nel canto dobbiamo fare in modo che il diaframma non solo scenda, ma che si espanda e si apra al meglio. Come? Con la respirazione intercostale diaframmatica. Sapete che il diaframma si trova tra la fine dello sterno e le costole medio-basse. La respirazione intercostale diaframmatica si concentra proprio su questa zona, allargando le costole. Il diaframma non solamente scende al meglio, ma trova spazio aprendosi al meglio. Immaginate che il diaframma si allunghi orizzontalmente come una sorta di chewing gum. Vedete il diaframma posizionato alle costole medio-basse? Quando noi respiriamo dobbiamo allargare lateralmente soprattutto questa zona, in questo modo il diaframma trova spazio, comodamente si abbassa, non solo si abbassa,
ma si apre proprio come se tirassimo orizzontalmente un chewing gum o una pasta della pizza. Durante l'inspirazione si allargano le costole lateralmente, grazie ai muscoli intercostali che aprono la gabbia toracica. Il diaframma scende e si apre, come abbiamo detto, e in questo modo usiamo al meglio il diaframma. Mettete due mani lateralmente alle costole medio-basse sotto la linea del vostro petto e lasciate che l'aria sospinga verso l'esterno lateralmente le costole. Attenti, non è un movimento meccanico, ma passivo-ricettivo. O lasciarsi respirare. Non cercate di allargare le costole meccanicamente, ma lasciate che sia l'aria a espandere il torace, che rimane morbido e rilassato, espandendosi come un palloncino dalle pareti elastiche. Vi lascio osservare le immagini. Nella respirazione costodiaframmatica bisogna allargare lateralmente e innalzare le costole medio-basse, consentendo al diaframma di aprirsi e tendersi come un telo alle sue estremità più flessibili. Si crea in questo modo una base larga. Immaginare che le costole durante l'inspirazione cerchino spazio a sinistra e a destra, quindi l'aria spinga le costole a sinistra e a destra lateralmente. Potete osservare che la corretta respirazione avviene nel centro del corpo. Consiglio di visualizzare subito la presa d'aria, questo risucchio d'aria tra le costole, anziché pensare al movimento dell'aria che scende e apre le costole. Quindi partite già pensando alla respirazione che inizia qui, alle costole medio-basse che si aprono lateralmente e anche si espandono in alto. Questa è la zona in cui avviene maggiormente la respirazione costodiaframmatica. Potete simpaticamente immaginare di avere i polmoni spostati, collocati nella zona medio-bassa del torace, questo per favorire l'espansione laterale con maggiore immediatezza, iniziando l'espansione laterale appunto nella zona medio-bassa del torace. Quindi immaginare di avere i polmoni qui nella zona medio-bassa del nostro torace vi può consentire a livello immaginativo di espandere il vostro torace. Successivamente, partendo dall'allargamento delle costole medio-basse come base, potete poi effettuare la respirazione più ampia che coinvolge anche la parte alta e antero-posteriore del torace. Una respirazione a 360 gradi è completa. Mettete una mano lateralmente sulle costole medio-basse e una sulla parte del cuore. Scusate, ci sono dei rifusi nelle slide. Inspirando, partite dall'espansione laterale delle costole e lasciate che l'aria risalga ed espanda anche la parte alta del torace dove avete posizionato la mano. Sentirete che anche la parte posteriore della schiena si apre. In questo modo il diaframma è disceso e ampio e la gabbia toracica è bella aperta ed elevata. Quindi lasciate che anche la parte sopra al vostro diaframma si espanda, quindi la parte alta del torace interviene nella corretta respirazione. I polmoni sono nella parte alta del torace. Partendo quindi dall'apertura laterale delle costole medio-basse, lasciate che la respirazione coinvolga tutto il torace, anche la parte alta. In questo modo si riempiono tutti i polmoni e partecipa la gabbia toracica nella sua globalità. Ripeto i concetti volutamente proponendo immagini che spero possano aiutarvi. Quindi partite dalla respirazione laterale medio-bassa, allargate le costole medio-basse e poi lasciate che questo flusso di aria risalga e apra anche la parte alta del vostro torace. Lasciate anche che il petto e lo sterno si elevino. Parliamo dell'appoggio della voce. L'appoggio della voce consiste, mentre si canta, nel mantenere il torace espanso, aperto e il petto e lo sterno dolcemente elevati. Questo consente al diaframma di restare aperto, perché le costole restano aperte. Quindi quando noi respiriamo, innalziamo anche dolcemente il petto e lo sterno, questo va mantenuto poi durante la fase dell'emissione della voce. Quando iniziamo a cantare, infatti, bisogna evitare di chiudere le costole, poiché questo chiude il diaframma, facendogli perdere la tensione e il suo allargamento. Inoltre, la discesa del petto e dello sterno comprimono, scusate, il diaframma e frenano il fiato. Quindi,
Sì, al diaframma mantenuto aperto grazie all'apertura costante delle costole tenute in espansione. No, al diaframma chiuso perché le costole durante l'espirazione si avvicinano e se il torace e lo sterno si abbassano, si preme poi sul diaframma. L'appoggio è automatico, si effettua la respirazione costodiaframmatica, quindi se si effettua in modo adeguato la respirazione costodiaframmatica, si crea automaticamente l'appoggio. Questo perché le costole si aprono e, come sapete, abbiamo detto tante volte, il diaframma scende, si estende e si apre come una sorta di chewing gum che viene allungato. Appoggio significa diaframma aperto e tirato, espanso e costole aperte. Si crea automaticamente con la respirazione, consiste nel mantenere le costole aperte e il torace in espansione, evitando che si chiuda subito e che lo sterno e il petto si abbassino. La sensazione può essere quella di avere una camera d'aria tutta attorno al torace, nella zona delle costole medio-basse e delle ultime costole, oppure immaginare di avere dei fili esterni che tengono aperte le costole. Queste sono delle immagini visive che spero possano esservi di aiuto. Di seguito vi lascio leggere con calma alcune immagini, parole chiave per mantenersi in espansione, non chiudere le costole, quindi per restare in appoggio e per facilitare la costante espansione mentre si canta. Noi quando cantiamo dobbiamo cercare di ampliare sempre di più questa espansione costale, pensare di espanderci lateralmente, questo aiuta molto. Potete fare fermo del video e leggere con calma quelle che sono le immagini che vi propongo per mantenere appunto questa espansione costante, questo appoggio costante. Andiamo avanti. Mentre si canta è importante tenere, lo ripetiamo, le costole in espansione e allo stesso tempo il petto e lo sterno elevati, un aspetto molto importante, senza farli collassare. Gli antichi parlavano di sostenutezza del petto mentre si canta. In questo modo si mantiene una postura regale, principesca, una postura di fierezza, di sicurezza. Mantenere il petto e lo sterno dolcemente sostenuti e elevati in alto favorisce l'appoggio e il sostegno della voce. Il centro, il torace, può restare ampio e il diaframma ben tirato. Questo atteggiamento ed accortezza tecnica, nella sua apparente semplicità, quello di mantenere un petto e uno sterno dolcemente elevati, trasmette sicurezza e allo stesso tempo consente al diaframma e agli addominali di poter gestire il fiato con maggiore libertà. Se noi abbassiamo lo sterno e il petto quando cantiamo, andiamo, come detto, a comprimere il diaframma e quindi non aiutiamo nel sostegno e nell'appoggio della voce. Potete aiutarvi immaginando un filo sopra il capo che vi tiene dolcemente in alto e un filo allo sterno che lo tiene dolcemente verso l'esterno mentre cantate. Parliamo del sostegno, che significa guidare il fiato sostenendolo in modo dinamico con gli addominali. Sostenere significa aiutare il centro del diaframma a risalire con costanza e continuità. Costanza e continuità, ripeto, sono due parole molto importanti, affinché esso possa a sua volta sostenere i polmoni e premere su di essi per espellere l'aria. Il sostegno deve essere graduale, in questo modo la voce risulta sostenuta ma non spinta. L'aria inspirata, che diventa suono, va quindi condotta gradualmente in modo continuativo e attivo attraverso i muscoli addominali alti dell'epigastrio, quelli appena sotto al diaframma, ne abbiamo già parlato. Nel sostegno io suggerisco di pensare alla parte del plesso solare, la parte cava, diciamo. Tra le costole, in questa zona avviene il sostegno. Pensate di sollevare la parte centrale, questa sorta di conchettina che vedete del vostro diaframma. In questa immagine sintetizziamo l'azione degli addominali alti verso il centro del diaframma per sollevarlo, quindi lo sblocco del diaframma e del fiato. Se voi sollevate il diaframma e pensate di sollevare questa parte centrale del diaframma piano piano in alto, andate a sbloccare il diaframma e a creare quello che è il sostegno, quindi sbloccare anche il diaframma. Se voi premete in giù, spingete in giù, in fuori, indurite gli addominali,
andate a frenare il fiato e quindi a bloccare il diaframma. Qui abbiamo anche l'energia del diaframma che, se noi eseguiamo correttamente il sostegno, il diaframma cosa fa? Sollevato, va a premere sui polmoni che pressurizzano quindi l'aria. Il suono viene condotto con un graduale movimento in dentro e in alto dei muscoli addominali. In dentro, ripeto, ma anche in alto. Non pensare a una contrazione intensa, come in uno sforzo o un esercizio fisico degli addominali, ma come se gli addominali fossero morbida spugna che rientra, come se venissero assorbiti, riassorbiti in dentro e in alto, oppure aspirati in dentro e in alto, risucchiati in dentro e in alto. Perché ci concentriamo sui muscoli addominali più alti, quelli del plesso solare, della parte cava, diciamo, delle costole? Perché sono quelli a diretto contatto con il diaframma, che appunto si solleva con essi. Il sostegno, durante il sostegno diamo qualche precisazione, dobbiamo agire sul centro del diaframma, chiamato anche centro frenico, che è la parte tendinea, questa parte centrale. Sospingendo questa zona centrale in alto con i muscoli addominali, sblocchiamo sia il diaframma che il fiato. Nella pratica ho trovato questa immagine particolarmente efficace. Si tratta di concentrarsi sul centro, appunto, del diaframma, la parte centrale, e immaginare di avere un bottone propulsivo, chiamiamolo anche punto X. Non esiste in letteratura, è un termine che ho coniato io durante gli incontri, che viene gradualmente e progressivamente premuto con un gesto in dentro e in alto durante l'espirazione e il canto, per sbloccare il fiato e il diaframma, facendolo risalire morbido. Quindi se voi mettete due dita qui e premete all'interno, mentre cantate, questa parte deve rientrare piano piano. È da qui che si gestisce il fiato, che avviene il cosiddetto sostegno. L'esercizio con l'idea del punto X o punto propulsivo, bottone propulsivo, mettete un dito o due dita appena sotto lo xifoide, è come se aveste un bottone qui che premete lentamente in dentro e in altro mentre cantate. Pensate di accompagnare l'aria nel suo gesto a parabola in fuori. Quindi questo gesto in dentro e in alto di questo punto centrale, diciamo sotto lo sterno, accompagna il fiato e sblocca il diaframma. Questo punto è come una valvola, una valvolina che regola l'uscita del fiato e della voce. Potete immaginare di avere proprio una piccola valvolina sul centro del diaframma e voi premete in dentro questa valvolina e in alto. Esercitatevi inspirando lentamente e poi mettendo una F, una S, una V, una Z, quello che preferite, usando gli addominali alti, premendo questo bottoncino con un movimento costante e graduale. Fate uscire pochissima aria alla volta, come se foste una pentola a pressione, un palloncino che si sgonfia molto, molto lentamente. Potete immaginare, come detto, di avere una piccola valvola di sfiato al centro del diaframma da cui esce il fiato controllato con gli addominali. Quindi inspirate e poi mettete una S, una F, una V, una Z, quello che preferite, la tenete a lungo guidando il fiato da questo bottoncino. Quindi inspiro. Cercate di mantenere l'emissione del fiato graduale e costante e lineare. L'idea è quella di premere questo punto al centro del diaframma, questo punto qua, come se si volesse scavare sotto al diaframma e in alto, come se voleste scavare dentro il diaframma e portarlo in alto. In parole semplici si sostiene a partire da questo punto centrale del diaframma, appena sotto lo xifoide. Importante lasciare che questa parte centrale resti morbida, non irrigiditela in fuori, non spingete in giù, non spingete in basso, non buttate fuori questa parte dell'epigastrio, ma fatela rientrare. Se tenete una o due dita in questo punto, sentite facilmente, se liberate, rilassate, sbloccate questa parte, lasciate che risalga, o se contraete, fate resistenza in fuori.
Alcune correnti chiedono di spingere in giù e in basso e tenere il diaframma abbassato. Io non sono assolutamente d'accordo con questo, perché il diaframma in questo modo viene irrigidito e il fiato si blocca. Un'altra immagine che può esservi di aiuto: no a irrigidire gli addominali, a fare resistenza al gesto del rientro, no a spingere in giù e in basso o verso l'esterno, pigiando sul diaframma per tenere giù, come nell'immagine a sinistra, quindi no questo movimento, sì invece lasciare morbidi gli addominali e il plesso solare e lasciare che essi si riassorbino, si risucchino verso l'interno in alto, accompagnando il flusso dell'aria e la voce in alto e fuori. Quindi qui piano piano si risucchia e lentamente la voce viene portata fuori con costanza. Potete notare come la parte appunto alta degli addominali piano piano si scava in dentro. Altre immagini che vi lascio osservare di quanto abbiamo detto: non spingere in giù e in fuori, sì a riassorbire, sbloccare questo punto in dentro e in alto. Sbloccate il centro del diaframma, pensate a questo punto alla fine dello sterno, di premere in dentro e in alto, in modo tale che si sblocchi il centro frenico, che è la parte centrale del diaframma, e mantenete lo sterno e il petto dolcemente elevati quando voi cantate. Quindi mentre si canta, il diaframma deve risalire, pensate alla parte centrale che piano piano risale, 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 e non abbassate lo sterno e il petto, ma mantenetevi sempre dolcemente elevati. Non è una postura rigida, insomma, dolcemente elevata. Alcune immagini per il sostegno: premere un bottone che attiva, come abbiamo detto, il sostegno sotto al centro del diaframma, in dentro e in su, oppure premere lo stantuffo di una siringa, oppure pensare di avere un uncino che scava in dentro e in alto dal centro del diaframma e lo solleva. Altre immagini evocative che possono esservi di aiuto: sbloccare il centro, ripeto, del diaframma. Immaginate proprio che la parte centrale piano piano risalga come aspirata in alto. Potete immaginare il pistone di una siringa posto al centro del diaframma che preme in alto e lo sospinge, sospinge il diaframma verso i polmoni, sostenendo appunto il fiato. Per favorire la sensazione del sostegno costante della voce subito proiettata fuori, propongo un esercizio che ho personalmente ideato e trovato utile. Tenete una pallina di spugna o morbida, una pallina morbida in mano, comunque qualcosa che possa aiutarvi, e con un braccio disteso di fronte a voi all'altezza degli occhi. La pallina è l'accensione della vostra voce che è subito fuori, quindi la voce già subito nella vostra mano è lontana. Quindi cosa succede? Quando iniziate a cantare, premete piano piano la pallina e aumentate gradualmente l'intensità. Se mollate la tenuta e la presa delle palline, è come se venisse a mancare la corrente che accende una lampadina, in questo caso la tenuta del fiato. Associate il graduale stringere della pallina all'azione degli addominali, quindi al sostegno. Più stringo la pallina, gradualmente più aumenta l'intensità degli addominali in dentro e in alto. Un altro esercizio che ho ideato, che ho messo a punto, l'ho denominato l'esercizio del push: porre una mano sull'epigastrio per percepire il sostegno e una mano posta di fronte al proprio viso, coordinando il rientro della mano sull'epigastrio, il sostegno, con la mano che si allontana gradualmente, la voce sempre in avanti, che corre lontana verso un punto infinito. Poi c'è un'immagine che vi chiarisce questo aspetto. Più è graduale il rientro addominale, più il fiato esce lentamente. Associate il rientro graduale del sostegno con l'idea di accompagnare la voce con la mano spostandola avanti. Fate scorrere sempre la voce avanti come se la spostaste lentamente, dolcemente con il palmo della mano. Create un collegamento mentale, energetico e propulsivo continuo tra addome che rientra e aria che esce ad arco con un gesto unico. Questa è l'immagine. Quindi una mano la mettete sull'epigastrio nella zona alta dell'addome, una mano la mettete davanti a voi. Quando iniziate a cantare, piano piano la mano si allontana, il braccio si distende e la mano rientra. Quindi coordinate questo gesto del sostegno: mano che rientra, epigastrio che rientra, voce pressurizzata fuori con continuità e portata sempre in avanti.
Nel canto bisogna coordinare il sostegno e l'appoggio di cui abbiamo parlato. Nel canto, sostegno e appoggio sono due processi che devono essere attivi per tutta la frase oppure le frasi cantate, dalla prima fino all'ultima nota. Mai perdere il sostegno, mai perdere l'appoggio. Sostegno e appoggio si integrano e vanno coordinati. Potete pensare a livello ideale a due forze o tensioni. Un'espansione orizzontale, quella dell'appoggio, ovvero mantenere le costole lateralmente aperte, e una verticale, quella del sostegno, ovvero far risalire la parte centrale del diaframma, scusate anche qui ho refuso nelle slide, affinché possa essere lentamente e con costanza premuta quest'aria sui polmoni, quindi sostenendo l'aria e sostenendo i polmoni. Appoggio orizzontale, sostegno verticale, quindi noi abbiamo quando cantiamo sia un'espansione costante orizzontale sia una continua risalita del diaframma e in verticale, quindi l'appoggio. Ricordiamo cosa accade al diaframma nel coordinare il sostegno-appoggio. Nel sostegno la parte centrale, il centro frenico del diaframma viene rilasciata, quindi non indurita e spinta giù, e fatta risalire con continuità e gradualità. Nell'appoggio il diaframma viene mantenuto teso lateralmente grazie al mantenimento delle costole in espansione. Quindi sostegno, sblocco del diaframma e del centro frenico, appoggio, apertura e tenuta del diaframma bello largo. Quindi quando noi cantiamo stiamo con il diaframma aperto, ma allo stesso tempo lasciamo che la parte centrale venga costantemente levata, come se fosse un velo leggero che viene appunto sollevato. Queste sono immagini chiaramente ideali per farvi capire il concetto. Anche qui nel coordinare appoggio e sostegno offro un'immagine che è quella di un telo che si allarga per quel che riguarda l'appoggio e il sostegno nel centro che fa risalire la parte centrale di questo telo. Quindi un telo tenuto largo lateralmente, bello disteso che è il diaframma, ma la parte centrale appunto viene fatta risalire, quindi viene sbloccato il centro frenico. Rivediamo i tre processi di base, respirazione, sostegno e appoggio, attraverso delle immagini che ne sintetizzano gli aspetti peculiari. Quando inspiriamo, il diaframma si contrae naturalmente e si abbassa, i muscoli intercostali si contraggono, la gabbia toracica si apre e si espande, il diaframma scende, ma anche si apre con la respirazione costo-diaframmatica. Attenzione, nell'espirazione noi abbiamo il sostegno e l'appoggio, il diaframma risale e le costole restano in espansione, quindi il nostro diaframma viene mantenuto appunto aperto. Rispetto all'espirazione classica non chiudiamo la gabbia toracica, non abbassiamo lo sterno, ma manteniamo lo sterno, il petto elevati e la gabbia toracica appunto aperta. Un altro aspetto dell'inspirazione, per avere un feedback, mettete una mano sul diaframma dove finisce appunto lo sterno, la parte cava delle costole, e una mano alle costole medio-basse lateralmente ed inspirate, sentendo che la parte alta dell'addome, il plesso solare, si rilassa quando inspiriamo e sopra la mano il torace si apre e si espande. Contemporaneamente sentite le costole che si allargano lateralmente, quindi quando inspirate sentirete che la mano sullo sterno, il petto e il plesso solare va in avanti e in alto e lateralmente le costole appunto si aprono. Sostegno e appoggio, altre precisazioni, ripetiamo i concetti più volte per farli memorizzare meglio. Mentre cantate una frase o più frasi, provate a tenere una mano sullo sterno e sulla parte alta del cuore, verificando che essa resti sempre in alto e non si abbassi, quindi dolcemente elevato, petto esterno quando si canta, che gli addominali restino attivi. Se voi tenete il petto e lo sterno dolcemente elevati, gli addominali riescono a lavorare meglio sul diaframma. Ponete l'altra mano lateralmente le costole medio-basse per percepire il mantenimento dell'ampiezza, quindi dell'appoggio. Il movimento dell'appoggio e del sostegno è fuori, spazio laterale e in alto. Mai spingere in basso sul diaframma.
Lasciate che il centro frenico, il centro del diaframma, si sblocchi e risalga. Sentirete subito una voce sostenuta, leggera e flessibile. Nota importante: quando si canta una o più frasi, si respira, si sostiene e si appoggia per tutta la durata della frase cantata o delle frasi cantate fino all'ultima nota. Poi non si mantiene questo, si molla tutto e si ricomincia da capo per la successiva o successive frasi. Quindi respiro, appoggio, sostengo. Non bisogna dunque mantenere la tensione del sostegno e dell'appoggio sempre. Parliamo di risonanza, bisogna arricchire la voce, percepire le vibrazioni nel massiccio facciale, in particolare sfruttando i due terzi superiori del volto, quindi questa parte, dal labbro superiore fino alla parte alta della testa. Osservate che nel volto abbiamo i segni paranasali, che sono cavità piene di aria all'interno del massiccio facciale, comunicanti tramite canali ossei e orifizi con le cavità nasali, che a loro volta possono comunicare con l'esterno. Quindi questi sono i segni paranasali, potete osservarli frontalmente e lateralmente. In questa zona noi dovremo cercare di far consonare la voce, quindi le particelle sonore dovranno andare in queste cavità piene di aria per arricchirsi ulteriormente. Diamo una sbirciatina all'interno del volto. Tutto questo spazio che vedete indicato dalle frecce, vedete, è a vantaggio della risonanza della voce. Osservate quanto spazio pieno di aria noi abbiamo a disposizione affinché le particelle possano consuonare, arricchendo appunto la qualità della voce. Per l'impostazione della voce è importante sfruttare anche i risuonatori superiori, quindi qui noi abbiamo il palato e i risuonatori sopra il palato, quindi le cavità nasali, paranasali, quelli che stanno proprio sopra appunto al palato. Suggerisco di iniziare con lo sperimentare la ricerca del focus della voce. A mio avviso è importante trovare nell'educazione vocale subito il focus della voce, ovvero un punto ideale e mentale in cui concentrare e far convergere la voce, pensandola davvero molto piccola e molto leggera. A questo punto, diciamo, localizzato dietro agli occhi e alla radice del naso. Potete vederlo qui, dietro agli occhi e alla radice del naso, in mezzo agli occhi, diciamo. È un punto chiaramente ideale, un punto di riferimento, una calamita, diciamo, in cui la voce viene presa, portata in questo punto. Immaginate di avere un piccolo forellino da cui far uscire tutti i suoni al di là della loro altezza, quindi suoni gravi, medi, bassi, acuti, sopracuti, qualsiasi suono deve essere localizzato alla radice del naso in mezzo agli occhi. Pensate piccolo, leggero, e lasciato andare sempre fuori, quindi puntare il suono e lasciarlo scorrere sempre sempre in avanti. Provate a fare questo esercizio lavorando sulla HN a bocca chiusa per sperimentare il focus e la stabilità della voce. Tenete la punta della lingua morbidamente adagiata agli incisivi inferiori senza premere. Pensando a uno starnuto o a soffiare dolcemente il naso, fate uscire aria dal naso. Tenete una mano vicino se volete, percepite l'aria che esce con continuità. Lasciate uscire questa H che avrà libertà all'attacco vocale, rendendolo allo stesso tempo morbido. Allo stesso tempo rilassate la mandibola. Poi, dopo che avete fatto questo esercizio con la H, far uscire aria dal naso, passate a pronunciare la sillaba HN a bocca chiusa, ovvero fate uscire appena appena un po' di aria prima di iniziare il suono e poi mettete una N a bocca chiusa, una N ipernasale, quindi molto molto nasale. Sentite che consuona nel rinofaringe, in quella parte vuota che abbiamo visto in precedenza. Svolgete questo esercizio all'inizio su toni della voce medi e comodi, quindi un suono molto nasale, non è un suono chiuso, una N chiusa, ma molto molto nasale, ipernasale. Ah, ah, ah.
Sentite la differenza? Curate di far uscire l'aria dal naso e lasciate che la N vada a risuonare nel forellino. Scusate se nelle slide ogni tanto trovate dei refusi, un po' di stanchezza. Potete tenere un dito come feedback in mezzo agli occhi o alla radice del naso. Puntate con decisione e sicurezza la N, vi aiuterà a sentire il focus, quindi non una N molle, ma puntatela con sicurezza. Come se suonasse un campanello. Tenete la N molto nasale, lunga, mantenendola sempre puntata in avanti e mantenendo un suono leggero e piccolo, come se la sussurraste, quindi non date tanto volume. Ascoltate la risonanza e lasciatela espandere tra gli occhi, il naso, la fronte e gli zigomi. Quindi date questa punta al suono e poi lasciate che si espanda in tutto il viso questa risonanza. Ricordatevi di tenere la punta della lingua anche nella N morbidamente adagiata agli incisivi inferiori senza premere. Attenzione, una cosa molto molto importante, guidate con gli occhi della mente, con l'intenzione il vostro suono, ma proprio anche con lo sguardo. Guidandolo avanti a voi e sempre più lontano, come se andasse verso un punto infinito, guidate la vostra voce, pensate di accompagnarla con gli occhi lontano, lontano, lontano. Lasciate andare la voce libera e con continuità. Immaginate che viaggi su una strada piana e ampia, oppure impiegate l'immagine del flusso di aria su cui scorre la voce, che si deposita su questo flusso di aria, oppure potete usare l'immagine della voce che scivola su del ghiaccio, che è il fiato in avanti, quindi mai arrestarla o segmentarla, ma lasciarla andare come se fosse dell'olio che scivola, una mano che scivola sull'olio. Pensate, puntate sempre la vostra voce e lasciatela andare avanti. Questa è proprio una parola chiave importante. Quindi con la fate uscire aria dal naso appena appena, con la H puntate le mani con decisione e lasciatela andare avanti, pensando appunto di seguire una strada lineare, andate sempre dritti. Esercitatevi poi su brevi intervalli di terza, salendo di semitono in semitono e poi discendendo, e lasciate consuonare la N nel rinofaringe, puntatela sempre al forellino. Tenete la N sempre molto nasale, ipernasale. Puntare, tenere questa tenuta sempre, mai perdere questa posizione del suono. Poi passate a pronunciare la sillaba HM a bocca aperta, facendo uscire l'aria dal naso e lasciando che la N vada a risuonare sempre nel forellino. Potete tenere un dito come feedback. Abbassate il mento e lasciate cadere la mandibola senza cambiare mai il punto di risonanza al forellino. La mandibola va lasciata cadere in modo esagerato, come se fosse morta, anestetizzata, come se non esistesse. Potete aiutarvi con un dito sul mento. Tenete la punta della lingua morbidamente adagiata agli incisivi inferiori senza premere. Esercitatevi a bocca aperta e mandibola abbandonata su brevi intervalli di terza, salendo di semitono in semitono e poi discendendo. Lasciate consuonare la N nel rinofaringe. Ricordate di soffiare l'aria fuori con la H e puntare la voce con decisione al forellino ideale con la N. Lasciatela andare sempre dritta avanti a voi, lineare, e quindi andate dritti. Quando fate la HN a bocca aperta, tenete questa N al forellino, non aprite dietro, non deve essere una N, ma deve essere sempre una N ipernasale. Questo va bene? Non è questo, ma questo. Poi stesso esercizio, muovendo la mandibola a sinistra e a destra. E che cosa potete notare? Che pur muovendo la mandibola, se voi avete puntato il suono e la risonanza, questo punto resta fisso in alto, questo forellino, questo focus. Quindi la voce è tutta in alto, voi potete muovere come volete la mandibola, ma il suono rimane sempre in alto. Una volta che voi avete puntato la voce al forellino, non spostate più questa posizione. Potete poi fare un ulteriore passo pronunciando la sillaba ni, localizzando sempre nel forellino alla radice del naso dove risuona la N, quindi mettete la I dove risuona la N. Pensate
pensando che il suono vada sempre avanti come se seguisse una strada piana e ampia. La I è una vocale preziosa perché aiuta a sentire ancora meglio il focus, indica la strada, è una sorta di sole, di faro per il cantante. Mettete la I nel forellino, ovvero immaginate che vada a battere, a risuonare, a tintinnare in mezzo agli occhi e alla radice del naso. Usate una I, vi raccomando, chiara come nella parola io, non un surrogato simile alla U o alla E, ma deve essere una I di punta, puntata, pettegola, molto piccola. Più la I è pura e chiara, più riuscirete a sentire facilmente il focus e la sicurezza che il focus dà. Tenete questa punta della lingua morbidamente adagiata agli incisivi inferiori senza premere contro i denti anche quando fate la I. Quindi, lasciate andare. Puntate e lasciate andare. Vi faccio sentire puntata e lasciate andare. Puntata. Lasciate andare. Successivamente potete allenarvi portando avanti tutte le vocali. Puntate bene la ni e in questa posizione fate battere tutte le vocali. Attenzione, non fate una i ipernasale, mettendola nel naso. Non deve essere ni, ma ni. È ipernasale la i, pensatela molto alta, in mezzo agli occhi. E qui dove sentite ni, 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 pensate che la voce va sempre dritta su questo flusso, poi voi articolate le varie vocali. Potete immaginare che la voce esce dal forellino e viene tirata sempre in avanti come fosse un filo elastico o un chewing gum che voi tirate in avanti. Lasciate correre la voce libera avanti con un gesto di slancio, proprio come se lasciaste andare qualcosa. La voce deve correre in avanti, camminare, camminare e camminare. Questo aforisma è stato spesso utilizzato da grandi cantanti. Far correre la voce, pensare che la voce va sempre avanti, mai fermare la voce. Questo significa che va pensata in azione, dinamica, viva, come se fosse proprio in viaggio su una strada davanti a noi. Parliamo brevemente del giro di fiato e del gesto vocale. Nel cantare bisogna visualizzare prima di emettere il suono il cosiddetto giro vocale e giro di fiato, giro della voce. Ovvero la voce non va fatta uscire dritta e piatta dalla bocca, anche qui scusate i refusi, proprio dipende un po' dalla stanchezza nelle slide. Ma bisogna pensare a una sorta di parabola in avanti e in alto, sopra il palato, che va a mirare proprio nel forellino ideale che abbiamo visto. In termini tecnici si chiama il giro di fiato, quindi la voce va elevata e girata avanti con slancio e vigore. Pensatela alta dietro al palato, poi va nella parte centrale del palato, verso l'avanti, arriva al forellino e gira in avanti. Si tratta di uno stretching del palato dalla parte posteriore verso quella anteriore, compiendo appunto un gesto a parabola, come potete vedere in questa immagine. Vi lascio alcune immagini che possono essere di aiuto per pensare a questo giro della voce, l'idea di mordere una grossa mela, e quindi subito il suono va in mezzo agli occhi, il ruggito del leone oppure della tigre, il suono che fa una catapulta in avanti girando con un gesto a parabola, oppure scavare la voce subito in avanti con decisione. Il primo suono, vi raccomando, deve essere già proiettato fuori. Se voi proiettate il primo suono e lo girate fuori, gli altri sono subito già fuori, la voce è già lì quasi pronta. La voce si leva sopra al palato, vi ho fatto altre immagini, gira e va verso gli occhi, come potete vedere dalle immagini, per concentrarsi nel forellino. Potete percepire delle leggere vibrazioni anche alle ali nasali. Parliamo dell'ampiezza del cavo orale e della faringe. Il suono, oltre a essere alto, a fuoco e a punta, deve uscire ampio, quindi ricco di risonanza e morbido.
Questo è favorito dal creare ampiezza nel cavo orale e nella faringe, che non significa aprire dietro, pensare che il suono va indietro, altrimenti ci viene una voce intubata, una voce spenta, una voce da yogi e molto molto grottesca. La faringe è una sorta di tubo che collega la gola alla maschera vocale, non a caso è un tratto del canale posto dietro le cavità nasali, come potete vedere, della bocca e della laringe, quindi costituisce una parte delle vie aeree. La voce attraversa la faringe che deve essere rilassata, morbidamente rilassata. Pensate di mettere il fiato caldo, una voce calda, aria cade, automaticamente appunto le pareti del faringe si rilassano. Non fate un'apertura meccanica del faringe aprendo e irrigidendo appunto la muscolatura, perché si ottiene un effetto veramente disastroso. Vi lascio alcune immagini che possono aiutare per aprire appunto la gola. Se fermate il video poi potete leggere con calma, scorriamo, altrimenti il video diventa, scusatemi, veramente molto lungo. Puntualizzo una cosa, potete immaginare ad esempio di bere dell'acqua, reclinando un pochino la testa indietro, sentirete come proprio si apre la gola e il palato si inarca, oppure anche l'idea del conato del vomito, seppur schifosa, però anche tecnicamente ricordo che quando studiai mi aiutò molto, mi insegnante mi disse pensa appunto al gesto del vomito perché apre la gola, è subito a contatto con il diaframma che risale e la gola si apre, quindi si ha questo gesto in avanti di apertura. Attenzione, durante il canto, questa è una cosa molto importante, la lingua va lasciata rilassata, non cercate di tenerla abbassata o appiattita come chiedono alcune tecniche, purtroppo questa tendenza spesso comporta il suo arretramento. Questo cosa significa? Che la lingua poi va a premere sull'epiglottide e quindi la gola e lo ioide che è qui e la gola che, e le corde vocali sono qui, si chiude, quindi la voce è ingolata, la voce non trova libertà se la lingua si abbassa e la radice, la parte posteriore della lingua schiaccia sull'epiglottide. È ciò che avviene ad esempio quando cantiamo dei suoni aperti, e, o, questi suoni, e, o, anziché e, o, chiusi, e, o, aperti, tendiamo proprio a aprire dietro, abbassare e schiacciare la lingua. Cantando, attenzione, non aprire e cercare spazio dietro, come abbiamo detto adesso, facendo spazio, ma cercare spazio in avanti. La lingua non si appiattisce, non va indietro, non preme sull'epiglottide, ma anzi va dolcemente in avanti, fa una sorta di archetto. Ricordatevi di mantenere sempre la mandibola rilassata. Parliamo di un altro aspetto basilare nel canto, abbiamo visto la messa a fuoco della voce, quindi un altro aspetto è quello di pronunciare in modo chiaro, netto e nitido, preciso le vocali, le consonanti e le parole. Di seguito una serie di esercizi che vi potranno aiutare, sono apparentemente semplici e vi invito a non sottovalutarli, spesso anzi aiutano veramente a risolvere tante tante problematiche. Esercizi per l'elasticità dei muscoli del viso, vi lascio leggere la slide. Potete fare un fermo immagine, leggere con calma. Si tratta di fare una sorta di massaggio a tutti i muscoli del viso proprio per rilassarli, per smuoverli, per togliere la rigidità che è tipica di alcuni cantanti. Altri esercizi sono quelli, mentre eseguite questo massaggio, di emettere un suono su un tono comodo, una M. Per sentire proprio le vibrazioni in avanti. Immaginate di avere proprio queste vibrazioni che battono contro tutto il viso. Voi leggete con calma poi questa slide che vi ho preparato con indicazioni precise. Io scorro velocemente per non fare un video che sta diventando veramente molto lungo. Esercizi per la lingua, anche questi ve li raccomando, soprattutto se tendete a ingolare, a aprire troppo le vocali o a schiacciare la voce o avete una voce molto tesa. Questi sono alcuni esercizi che vi propongo. Come sempre, fate il fermo video, leggeteli con calma.
Parliamo di vocali E aperte e chiuse nel canto. Noi abbiamo nell'italiano le vocali che sono 5, A, E, I, O, U, ma i suoni sono 7 perché abbiamo poi le vocali aperte e chiuse. A, E, E, I, O, O, U. Attenzione, nel canto bisogna utilizzare delle vocali, soprattutto per quel che riguarda la E e la O, chiuse, non aperte, perché appunto tendiamo a fare arretrare in questo modo la lingua, a schiacciare sull'epiglottide. Quindi, quando si studia canto, è bene abituarsi a far convergere un po' le vocali aperte verso una vocale più chiusa. Vi lascio leggere la slide con calma. Fate pure il fermo video. Come detto, appunto, è importante avere una fonetica chiusa, ma attenzione, vocale chiusa non significa vocale scura, oscura o snaturare il suono rendendolo pesante o grottesco, come spesso purtroppo ho visto fare, che mi è stato a mio tempo anche detto, con risultati disastrosi. Purtroppo l'oscuramento delle vocali è stato interpretato da alcune correnti pedagogiche come rendere un suono più scuro, facendolo risuonare nel faringeo nella posizione a tubo, quindi rendi questo suono molto scuro. Sono quegli insegnanti che chiedono questa cosa. Quindi suono scuro non va bene nel canto, bisogna parlare invece di suono chiuso, foneticamente chiuso, non e o, ma e o, un suono chiuso, non aperto, non sgranato indietro, aperto dietro, ma sempre appunto in avanti. Vi lascio alcuni esercizi per la pronuncia, come sempre fate un fermo video, leggetelo con calma, sono esercizi per aiutarvi proprio a stimolare la pronuncia, quindi a utilizzare i muscoli del viso e attivare tutta la muscolatura del viso per far sì che non si canti ipomimici, come spesso succede, oppure con i muscoli del viso, rigidi la bocca contratta oppure a denti stretti, come si suol dire, ma un viso elastico, morbido, con una certa fluidità, diciamo, flessibilità di tutta la muscolatura. In seguito alcuni esercizi, vi raccomando, fateli davanti a uno specchio. Scusate, scorro un po' velocemente, come detto appunto, fermate il video, leggete con calma la slide in modo tale che potete poi bene apprendere appunto questi esercizi, scrivere o trascrivere se vi servono questi esercizi. Quest'ultima immagine che vi ho messo, sì, alla lingua, come abbiamo detto, elastica e morbida, gli esercizi che avete fatto prima sulla lingua vi aiutano proprio a portarla in avanti, a rilassare la radice della lingua e a far sì che se la lingua va in avanti e la punta della lingua rimane piano piano, dolcemente a contatto con gli incisivi inferiori, la voce viene proiettata in avanti. Se noi facciamo arretrare la lingua, apriamo dietro e abbiamo una voce appunto cosiddetta indietro. Un altro esercizio, che vi lascio la slide, leggetelo per far sì che la pronuncia sia fluida. Un trucco, diciamo, un esercizio che viene fatto e che vi propongo è quello di togliere tutte le consonanti da una frase parlata e poi cantata, legare queste vocali una dentro l'altra, scusate, poi ripeterlo un po' di volte e poi aggiungere le consonanti e sentirete subito che la voce è appunto più fluida e più scorrevole. Lasciate scorrere la voce in avanti, sempre come se scivolasse su dell'olio, su una pista ghiacciata. Un altro esercizio, quello provate a intonare anche una semplice melodia, tanti auguri a te, ad esempio. Togliete tutte le consonanti, mantenete le vocali. Cantate queste vocali intonando la melodia, legando le vocali come se non vi fosse mai alcuna interruzione.
Poi aggiungete le consonanti, ma immaginate che sia un'unica frase cantata, un'unica parola senza salti o stacchi. Quindi legate tanto consonanti e vocali una dentro l'altra, come se infilaste delle perle una dentro l'altra. Vi lascio un contributo di Magda Olivero che ha, attraverso delle interviste, evidenziato quello che abbiamo detto finora, ovvero l'importanza di saper respirare e sostenere la voce. Magda Oliviero, nelle sue interviste che leggerete in queste slide, io scorro, fate un fermo video e poi appunto leggete con calma queste interviste che sono molto interessanti, evidenzia l'importanza di una respirazione costo-diaframmatica e l'uso del sostegno dei muscoli addominali che devono andare in dentro e in alto, sollevando il diaframma che a sua volta preme sui polmoni. E cosa succede? Il fiato esce e va in alto piano piano, dolcemente, perché è sostenuto dal basso verso l'alto, e questo fiato va pensato appunto come un arco, un ampio arco, elevare la voce, girarla in avanti, pensando a una parabola, una semiparabola, un arco in fuori. Questa è l'immagine illustrativa di questi principi, quindi sostegno, pressurizzare appunto con gli addominali alto col bottone propulsivo dal centro del diaframma in su, sempre sbloccare il centro del diaframma, lasciare che la voce salga e girarla con una sorta di gesto mentale immaginativo a parabola. Osservate poi voi con calma, facendo appunto questo fermo video, l'immagine. Vi lascio le interviste. Interessante perché l'Olivero dice appunto che quando studiava e facevano male i muscoli della schiena, del torace, degli addominali e anche le mani facevano male, perché quando ci si allena con la respirazione costo-diaframmatica si tengono le mani lateralmente sulle costole medio-basse, dopo un po' appunto ci si stanca, così come quando non si è abituati a usare i muscoli addominali fanno male e facendo la respirazione costo-diaframmatica e fanno male i muscoli anche della schiena perché si vanno a utilizzare dei muscoli che non si è abituati appunto a utilizzare. Vi lascio queste slide, leggetele poi con calma, andiamo a concludere. Vi raccomando, leggete questi estratti delle interviste a Magda Olivero perché sono veramente molto 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 importanti. Infatti Cotogni diceva sempre ai suoi studenti: ragazzi, saper respirare e saper sostenere si sa cantare. Questo dice veramente tutto. Da questi elementi possiamo evincere che le basi del canto sono una corretta respirazione costo-diaframmatica, il sostegno della voce lasciando risalire il diaframma grazie all'uso dei muscoli addominali e il diaframma risalendo preme costantemente in modo graduale sui polmoni, quindi l'aria viene pressurizzata, sostenuta. Il mantenere le costole larghe, il diaframma aperto, quindi il nostro appoggio, e dare alla voce un gesto vocale ad arco e lasciare sempre scorrere la voce avanti, 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 mai arrestare questo flusso, come se soffiasse un venticello sempre continuo, o un ventilatore sempre, sempre continuo. Vi propongo questa ultima immagine illustrativa che racchiude un po' tutti i principi, appunto della tecnica vocale. I principi di base soprattutto, diciamo. Come sempre fate un fermo video, un fermo dell'immagine, osservate con calma. Potete osservare l'azione degli addominali per il sostegno, l'apertura del diaframma e la distensione grazie all'apertura delle costole, ovvero l'appoggio, il fiato che sale con il giro appunto ad arco. Sintetizzando e concludendo, ecco le frasi chiave per ben cantare, che comunque richiedono un importante lavoro, ovvero durante il training che cosa si impara soprattutto? 1. Respiro e mi apro lateralmente in ampiezza, quindi la prima cosa da fare è questa. 2. Tengo aperte le costole in appoggio e lo sterno e il petto, vi raccomando, elevati.
e un momento prima consiglio di cantare e preparare il sostegno con un piccolo gesto in dentro in alto. Io vi consiglio, localizzatelo proprio in alto al bottone propulsivo, appena appena sotto lo sterno, non più in basso. Quindi non pensate tanto al plesso solare, ai muscoli addominali, ma se volete, vi consiglio, puntate l'attenzione a questo forellino ideale, questo puntino ideale. E continuate a guidare il fiato e il diaframma lentamente, gradualmente in alto, quindi effettuate il sostegno senza mai fermare questo gesto. Girare la voce in avanti e andare sempre dritti per la strada. Grazie per l'attenzione e a presto.